Cari ragazzi e cari amici, eccoci alla terza e, per questo anno scolastico, almeno ultima tappa nel cammino iniziale di scoperta di questo linguaggio musicale antico eppure così fresco e comunicativo che è il linguaggio della musica barocca, vissuto in compagnia con il giovane compositore pratese e missionario gesuita Domenico Zippo. Abbiamo affrontato i versetti in Do maggiore, di cui abbiamo potuto apprezzarne la grande comunicatività, la grande allegrezza, la grande incisività di linguaggio. Abbiamo poi visto la profondità e l'intensità del linguaggio dei tre tempi della sua pastorale. Oggi vediamo invece un linguaggio, non direi più triste, tutt'altro, ma un linguaggio serio, un linguaggio solenne, un linguaggio austero, un linguaggio maestoso, come lo descriverebbero gli autori antichi. Il linguaggio dei versetti in re minore. Se ascoltiamo i versetti in do maggiore di Domenico Zippoli, ci accorgiamo che questa allegrezza, questa serenità venata di sorriso, ci entra subito dentro. Se invece ascoltiamo i versetti in re minore, ci rendiamo conto che il linguaggio cambia. Il linguaggio si fa molto più pesante, si fa molto più serio, si fa molto più severo. Il che non significa pesantezza nel senso non riesco ad ascoltarli perché sono di una noia mortale. No, significa cambiare il registro con cui voglio comunicare. Faccio un esempio, siccome la musica antica è da immaginarsi come se fosse un oratore, un insegnante, un lettore, un interprete che pronuncia delle frasi fatte di suoni anziché di parole o di linee scritte, immaginiamoci che i versetti in do maggiore possano essere le battute allegre di un personaggio che entra in scena per instillare quel senso di allegria e di luminosità. I versetti re minore sono invece le battute di un personaggio che ha da comunicare qualcosa di molto importante. Per la serie, ora calmi, seduti, fermi, composti, ho da dirvi qualcosa di serio e importante. Come da abitudine ormai, sappiamo che alla fine di questo video ci ascolteremo insieme i versetti in re minore eseguiti all'organo Mascioni della Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. Ma per poter dire qualcosa fra di noi, nella prima analisi di questi versetti, stavolta voglio utilizzare uno strumentino particolare. Abbiamo visto con i versetti in do la normalissima tastiera elettronica che tanti di voi possono avere a casa per poter studiare musica. Abbiamo visto con la pastorale un grande armonium tedesco con due tastiere e la pedaliera. Oggi ci vediamo uno strumentino molto singolare che gli studenti che hanno fatto con me a scuola il laboratorio di tastiere antiche hanno già avuto modo di vedere, apprezzare e di metterci anche le manine sopra. Si tratta di un piccolo agevole armonium portatile. Questo strumentino, che è difficile datare perché il numero di telaio, il numero di codice identificativo all'interno dello strumento è di difficile lettura. Questo strumentino probabilmente è uno strumento databile nella seconda metà del XIX secolo, più probabilmente verso la fine del XIX secolo. Ed è uno strumentino che, da quanto ho potuto sapere da chi me l'ha inviato, era uno strumento utilizzato in luoghi di missione, probabilmente in Africa, in certi villaggi dell'Africa dove questo strumento serviva per poter accompagnare le liturgie festive di villaggio in villaggio, venendo trasportato con estrema facilità per quell'epoca, dove non esistevano ancora le tastiere elettroniche, i sintetizzatori, gli strumenti elettronici con suono campionato e quant'altro.
Questo era un ottimo compromesso tra trasportabilità e funzionalità. Si tratta quindi di questo piccolo armonium del peso di circa 15-20 kg al massimo, si solleva agilmente senza troppi problemi. Il fascino di questo strumento è grande se si considera appunto questa sua storia. È stato per vari decenni in villaggi missionari. È lo strumento con il quale tantissime persone lontane da noi hanno pregato, hanno cantato, hanno imparato la musica. È commovente mettersi davanti a uno strumento di questo genere perché porta dentro di sé il significato, il messaggio, la memoria di tantissime generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno anche dimostrato che pur di fare le cose nel miglior modo possibile, ci si mette d'impegno, si accende il cervello, si attivano i neuroni e l'inventiva propria dell'essere umano per cercare di avere in mano qualcosa di bello e funzionale nella situazione di bisogno e di precarietà in cui normalmente ci si trovava in ambito missionario e ci si trova ancora oggi spesso. In ambito missionario, in questo ambito. Quindi, niente di meglio per poter accostare la musica di un compositore missionario di uno strumento in effetti missionario. Il primo versetto della raccolta dei versetti in re minore è esattamente come per la raccolta dei versetti in do maggiore, una toccata, una breve toccata, una pagina improvvisativa che ha in un certo senso il ruolo di introdurre gli altri versetti che invece sono in forma polifonica, contrappuntistica, fugata. Chiaramente per questa terminologia, cioè che cos'è una toccata, che cos'è una fuga, rimando ai due video che ho già fatto per non dilungarmi eccessivamente. Quindi, primo versetto, una breve toccata. Secondo versetto, una polifonia mossa abbastanza, diciamo un andante spigliato, dove ci sono questi piccoli temi musicali che si rincorrono, che intrecciano questo dialogo e che portano il discorso musicale ad un livello chiaramente più alto, più concentrato rispetto alla toccata precedente. Il terzo versetto invece è il più quieto e tranquillo di tutti. È l'imitazione di un coro che canta una polifonia molto tranquilla, molto pacifica, molto solenne. Immaginiamoci proprio come un coro polifonico alla stregua di quelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina che cantano un Kyrie, come il Kyrie della Missa Pape Marcelli. Più o meno il senso è quello, di cercare di creare questo clima di solennità raccolta, che non urla, che non grida, ma che raccoglie. Perché dopo la introduzione seria ma molto animata della toccata iniziale e questo andantino mosso, se possiamo definirlo così, del secondo versetto che ha intrecciato questo dialogo polifonico, ecco, ora è il momento in cui abbasso la voce, mi metto seduto con te e ti dico la cosa importante che sono venuto a dirti.
Il quarto versetto, infine, pur restando sempre nella sobrietà della tonalità di re minore, è quello più animato, che non si vergogna di indugiare un attimo sulla scherzosità, più che sulla scherzosità direi sulla gioiosità. Il messaggio che mi hai portato mi ha colpito il cuore, mi ha penetrato la mente, mi riempie di allegrezza, ma di quell'allegrezza che è sobria, contenuta, composta. Perché? Perché quando siamo di fronte a qualcosa di importante non ci si lascia di certo andare alla sconclusionatezza da bar o da discoteca, no? Questo messaggio importante che mi hai consegnato e che custodisco nel cuore, tuttavia nel mio cuore mi accende di gioia, quella gioia nobile e serena che solo le cose importanti sanno comunicarci. Ed eccoci finalmente pronti per fare l'ascolto integrale di tutti e quattro questi nostri versetti all'organo di San Lucchese. Buon ascolto e alla prossima!